Bene, mister Vittore, oggi una vittoria per 6-1 larga, però la squadra avversaria ha giocato, ha cercato di giocare a calcio, non ha buttato via palloni, perciò era un testacoda con molte insidie e il Portogallo l'ha affrontata con concentrazione ed ha colto i tre punti. Sì, è andata tutto bene, loro comunque una squadra di tanti giovani che si sono impegnati moltissimo, si muovevano tutti. E mi dispiace solo aver preso quel gol lì che mancava 20 secondi alla fine del primo tempo, però insomma va bene, sono contento anche perché loro sapevano che insomma oggi era una partita, sì, quando fai il primo con l'ultimo è sempre c'è un piccolo problema che a livello mentale che qualcuno può venirne meno, no? Quindi però insomma va bene così. Sì, il Cornuda poi veniva da una vittoria che dava morale, insomma vincere fuori casa 4-2 contro il Favaro insomma li faceva rendere pericolosi. E domenica prossima noi abbiamo il derby con il Caorle, quali indicazioni ha tratto oggi dei giocatori? Ho visto bene, tutti hanno fatto la loro partita bene, perché l'insidia maggiore oggi purtroppo era il campo. Noi che siamo una squadra che comunque giochiamo a calcio, vieni a giocare qua su questo campo che si faceva fatica anche a venirne fuori con i piedi, con gli scarpini a venirne fuori. Sembrava più sabbie mobili, però comunque era quello il problema. Domenica insomma è un'altra partita che noi dobbiamo affrontare bene, è un derby, ma comunque insomma l'importante è che stiamo tutti bene e non ci sono problemi. Un'ultima domanda, perché preoccupa sempre, stiamo sempre attenti alle condizioni del nostro bomber della Bianca, lei l'ha cambiato per farlo un po' riposare o qualche guaio fisico? No, beh, insomma mi sembrava anche giusto dare la possibilità anche a qualcun altro di giocare, anche perché qua sono tutti ragazzi. Sono tutti ragazzi che si impegnano, io gli voglio dare anche la possibilità di divertirsi pure, quindi insomma mi sembrava giusto dargli la possibilità anche agli altri. Bene, chiudiamo qua e appuntamento a tutti per domenica al Mecchia, grazie mister. Grazie a voi, grazie.